Mi pare che è partita, vedi un po'. Si vede da destra, si vede con lo zampilletto. Vieni qua. La cascata principale qua. Ma pure la pure più l'altra, ma pure la laterale. Oh, che bello! Lo zoccolo duro dei lupacchiotti non sembra più tanto duro in questo momento di relax, di vero rilassamento, di pace. Quando vediamo uno che offre la bottiglia senza esserne sollecitato, vuol dire che ormai è arrivato nel nirvana, è al di sopra e al di fuori di ogni sospetto. Le posizioni da Etrusco non sono ammesse nello statuto dei Lupacchiotti, tanto per cominciare. Poi è d'obbligo, fatto obbligo, proprio obbligo preciso per ogni Lupacchiotto di tenere sempre gli scarponi ai piedi, cosa che invece qui non succede. E questa è una cosa... Anti-inquinamento. Sì, è una norma anti-inquinamento che qui non viene osservata ed è grave. E Limoncello, te zitto, chiudo un momento l'audio e vengo a bere. No, grazie. Era soltanto per una spirito saggine. Così mi piace il filmato, questo è simpatico. Ecco, allora, senza le solite concioni. Senza le concioni. Va bene, allora tutto il papiro che mi ero preparato sulla filosofia dell'ambiente, su tutta... ma così non si può fare però. Abbiamo lì il corno piccolo, che è quello che è. Di là immagina il corno grande, va bene. E poi i monti della Portella, e poi girando ancora abbiamo il monte Cefalone, poi i contrafforti della pizza di Internesoli, che invece quel mostro lì dietro, orrendo, che sulla quale non poserò il mio piede, purtroppo. Il resto è così. Zaino affardellato, siamo pronti a partire. Molto bene. No? Mi sembra di stare in un
paesaggio alpino, anzi niente da invidiare. Appunto. C'è ancora un po' di neve. Al di Rose là, con l'ultimo pezzetto, quel pezzetto vicino al paese. Nonostante la raccolta che se ne fa, poi no, a voglia. E semi a tutti. A voglia. La mano, c'è una ditta che li trasforma addirittura. Ha fatto vedere un servizio, i germoglietti laterali. Perché di dove? Ah! Serve tanto pure per il soccorso. Qualsiasi cosa. Ma meno male che gli funzionò quello di emergenza, perché era in una zona un po' strana. Simula un incidente. Sì, le radioline di Fiumicino. Ho sentito assistente di volo pronti all'imbarco. A me invece al picco tre confini sul parco della giù. Ecco, peggio di questo, molto più verticale, poi con un salto di roccia. Troppo caldo, sì. No, infatti poi la Cristina, prima che se ne viene dai Canari, c'ha la nipotina, c'ha... sì. No, per noi quelle dell'Ortini le abbiamo trovate diverse volte. È bellino lì, proprio seduto tutto il giorno, mamma mia. No. Qui è l'unico punto dove ha ripreso il telefono. Io di solito sparo così, tata. Sì, è meglio. Infatti ti ho visto, dico ammazza, dico guarda Giorgio come fa, seguono il sito quello Wikiloc. Wikiloc sono un socio contributore e loro poi ogni settimana di sotto. Ma vuoi una caramellina? Ti fa venire sotto. Capita, non è un problema. Di qualche cosa che sbuca così oppure c'è una condotta. No, manco io sto cercando disperato. Dice che sta nella piana di Campo Felice, però quella è cosa. Allora, abbiamo detto stamattina le cancelli dalla memoria. Stiamo per arrivare al primo famiglio.
Eh? Oh, è vero! Aspettava, chiamoci qua. Che bellini! Eh? Che bello! Questo deve fare il cannone. Questa è una macchinetta e costa poco. Hanno figliato, invece piccoli. Si vedono bene. Uno è... Adesso sta in posizione. E vedi, si mettono in queste zone, da queste parti. Quella lì la conosci? A Cefalano. Questa è la Damagoia. Questa sì, Terno Piccolo, sì. Ieri sera stavamo, era notte, era una cosa spettacolare. Non l'ho mai. No, ma che c'era la luce della luna? No, era senza luna. Ah, però era tutto c'era ancora un servizio.